Bene, 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 amici. Ale. Ale. Qua siamo nella Pork Valley, praticamente all around the pork, gira intorno tutto al maiale. E quindi se vi è piaciuto bene, se non vi è piaciuto, ciao che t'amavo. Eccoci, allora, vediamo un po' tutto qua, ci siamo, buona domenica, anche se oggi qui non è domenica, perché anch'io delle volte la domenica lavoro, e quindi quello che cucino me lo porto a lavorare, da mangiare, quindi io vi dico buona domenica perché spesso mi vedete di domenica. E cosa faremo oggi? Faremo una cosa semplice, veloce ma importante. Ho detto tutto. Importante perché questa ricetta me l'avete mandata voi me l'ha mandata Fabrizio e la Titti. Chi sono Fabrizio e la Titti? Lo so io. Niente, sono due persone che ho visto queste a settembre, ottobre, così, che eravamo vicino a San Luca in giro, così, che c'era festa, grande festa al San Luca Day, e mi hanno visto: ma tu sei quello che cucina, facciamo la foto. Abbiamo fatto la foto insieme, alla Titti, è contentissima perché noi abbiamo delle ricette. Oggi ne faremo una. Questa è una ricetta della bisnonna. Faremo i fagioli all'uccelletto. Una volta bisognava fare con quello che si aveva, e quindi questo è un piatto, diciamo, della bisnonna Nora. Abbiamo dei fagioli cannellini, io ne ho presi due etti, poi abbiamo del pomodoro, passati il pomodoro, sale, pepe, olio, spicchio d'aglio, salvia. Lo so anche a memoria, vamo là. Quindi adesso incominciamo con accendere il fornello. Ecco il nostro olio e facciamo soffriggere il nostro spicchio d'aglio. Uno spicchio d'aglio, perché ne ho fatti solo 200, due etti e mezzo, se no se ne fate di più ci vogliono due spicchi. Mentre soffrigge vi spiego i cannellini. Allora, li potete prendere quelli già in scatola così, ma io, diciamo, ho voluto fare come facevano una volta, quindi avevano i cannellini secchi, li ho presi, li ho messi a mollo nell'acqua alla sera e il giorno dopo li ho scolati, e quindi in abbondante acqua perché poi si gonfiano, e quindi io il giorno dopo li ho scolati tutti e poi dopo li abbiamo messi a cuocere in una bella pentola con dentro i cannellini con l'acqua fredda. Poi accendiamo i fornelli. L'acqua incomincia a bollire, quando bolle ci vogliono 40-45 minuti circa, un po' croccantelli, e poi si scolano e poi dopo si incomincia a fare il nostro lavorino. Ecco, il nostro spicchio d'aglio è già a posto e adesso cosa facciamo? Prendiamo i nostri cannellini e li mettiamo a saltare. Ecco. Vedete il gioco? Questo mi piace da matti. È tutto un gioco di... Saliamo. Un poco di pepe. A questo punto aggiungiamo la nostra passata. La nonna Nora, la bisnonna, diceva qui nella sua ricetta 2 cucchiai di passata di pomodoro, e quindi noi adesso ne mettiamo 2, anche se
io ne metterei un terzo, perché a me la passata di pomodoro è un quarto, 4 cucchiai, vamo là, perché a me piace. Saltiamo un po', a questo punto aggiungiamo la nostra salvia, io la spezzo in due, metto due foglie di salvia e un goccio d'acqua, in modo che lo andiamo un po' a coprire. Così. Adesso chiudiamo un po' socchiuso e a fuoco minimo lo facciamo andare per 20 minuti circa, in modo che si ritira l'acqua e fa il sugo, si amalgama tutto e c'è la passata di pomodoro che conosce il cannellino, che dice cosa fai qua, ah ma io sono qui perché boh, e poi dopo arriva la salvia e dice beh cosa fate qua, ma chi lo sa, noi non lo sappiamo mica cosa facciamo qua, e poi dopo vedono che c'è l'olio, c'è questo sentore, ma è passato anche l'aglio perché senti che c'è un profumo d'aglio. Poi mentre lì parlano cercano di capire, dopo capiscono che cosa sono, sono tutti felici e contenti e si festeggia. Ale, quindi io adesso lascio un po' riposare a fuoco basso, cuoce e ci vediamo più tardi. A dopo! Sono passati 20-25 minuti, spengo il fornello e buoni. Durante la cottura verso la fine li ho assaggiati e gli ho aggiunto gli occhioretti di sale, gli occhioretti di pepe e buon. Io questi li mangio io, questi sono buoni anche così. Io non credevo, cioè proprio 4 ingredienti riga. Niente, qui dico grazie, grazie Fabrizio, grazie alla Titti e grazie alla bisnonna Nora. È semplice, è buonissima, poi ognuno fa come vuole. Ricordiamoci che questa è della bisnonna e quindi alla bisnonna bisogna sempre dire di sì, sempre portare rispetto. E quindi io ringrazio tanto a chi mi ha mandato questa bellissima ricetta che avevo sentita ma non avevo mai fatta e la farò più spesso. Questo uno se ci vuole fare un po' di salsiccia, metterci dentro due pezzi di salsiccia in umido o se no fare la salsiccia da parte e poi come condimento con la ciccia, con non lo so, anche quando si mangia le tigelle. Cosa buona. Allora, qui sotto ci sono tutti i miei indirizzi, se volete scrivermi, se volete mandarmi delle ricette, quando mi fermate, se mi dite sempre che mamma sei quello, se avete qualche bella ricettina che volete condividere, voi me la mandate, io la provo, io la faccio, io la mangio e ve la produco e la mettiamo qua. Quindi grazie a tutti, è stato bellissima, veloce, spettacolare. Per ora è tutto e se vi è piaciuta bene, e se vi è piaciuta bene, se non vi è piaciuta, ciao che t'amavo, alla prossima puntata. Un po' Mike, buongiorno, oh, allegria, ciao. Bene, 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 amici. Ale. Ale.
quindi se vi è piaciuto bene, se non vi è piaciuto, ciao che t'amavo.